Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato il 15 dicembre a maggioranza il collegato alla finanziaria. Tra le novità, la nascita dell'Agenzia Foreste e Territorio, la proroga del Piano Casa a fine 2016 e la delega all'Agenzia Piemonte Lavoro dei centri per l'impiego che tornano in capo alla Regione. Gianluca Vignale, Forza Italia. Su alcuni temi crediamo che si sia migliorata la legge, quindi crediamo che anche in questo caso, pur facendo un'opposizione, abbiamo cercato di migliorare una non buona legge, ma su questi temi abbiamo certamente portato delle migliorie per i piemontesi. Vittorio Barazzotto, Partito Democratico. Le ricordo la riforma per i centri dell'impiego che riguarderà tutte le province, poi anche la riduzione dei comparti caccia, poi riguarda anche la semplificazione dell'unione dei comuni, fusione per cooperazione e poi anche per quanto riguarda il piano casa, l'efficientamento dell'aspetto energetico al fine di aumentare poi le eventuali volumetrie. Conferire il sigillo della regione al SERMIG per il suo impegno per la pace e inserire il termine fraternità nello statuto del Piemonte. Lo ha proposto il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus al convegno organizzato dal Comitato Diritti Umani con il movimento Noi Siamo Con Voi. Il Comitato Diritti Umani ha promosso la realizzazione di un docufilm, Todo Cambia, del regista Alessandro Avataneo, in occasione della giornata del 10 dicembre. Si tratta di un cortometraggio di 8 minuti che indaga sulla percezione dei diritti umani nella società civile. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Il messaggio importante che vogliamo far passare è il rispetto nei confronti dell'altra persona. Se ogni individuo riuscisse a far arrivare la propria libertà fin dove intercetta la libertà dell'altro, vivremmo in una società più serena. Alessandro Avataneo, regista di Todo Cambia. È stata un'avventura straordinaria perché abbiamo fatto quasi 100 interviste e la cosa stupenda è proprio vedere la differenza che c'è tra le varie realtà. Ognuno di questi personaggi vive nel suo mondo e il risultato di questi mondi crea poi la realtà. Grazie anche al sostegno del Consiglio regionale è stata restituita al pubblico la sala della colazione di Palazzo Reale a Torino, antica sala di udienza del sovrano. Restaurati il dipinto di Vittorio Blancheri, la battaglia di Farsalia, gli arredi e alcuni affreschi. Sono state 41.000 le visualizzazioni della sezione amministrazione trasparente del sito del Consiglio regionale negli ultimi 6 mesi. I dati sono stati presentati nel corso della giornata della trasparenza, organizzata al centro incontri della Regione Piemonte. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto, buone feste a tutti gli ascoltatori. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.